Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. In questo video parleremo di un filato che in un certo senso possiamo definire perfetto. Poi mi darete ragione. Perfetto perché ha un mix di colori davvero unico e sapientemente studiato. Perfetto per la realizzazione di accessori. Perfetto per seguire la tendenza moda di questo inverno. Perfetto anche per le principianti, sia per chi ha appena iniziato ad utilizzare l'uncinetto e sia per chi vorrebbe tanto farlo ma non ha tutta questa grande manualità. Analizziamo insieme il Master, lasciamoci incantare dai suoi colori e dalla sua composizione. Analizziamolo nel dettaglio questo Master. Allora, si presenta così in gomitoli da 100 grammi per una lunghezza di circa 50 metri. Infatti, come possiamo vedere, è un filato davvero molto spesso, per il quale consigliamo l'utilizzo o dei ferri o dell'uncinetto a partire dal numero 12. Allora, i consigli per il lavaggio e il post lavaggio. Consigliamo sicuramente di lavarlo ad una temperatura non superiore ai 30 gradi. Sconsigliamo l'asciugatrice, ma invece consigliamo di riporlo ad asciugare lontano da fonti di calore eccessive in una posizione piana. E sconsigliamo anche l'utilizzo del ferro da stiro, che potrebbe comunque rovinare la vostra creazione. È possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene, e non è possibile candeggiarlo. Analizziamolo davvero in ogni singolo particolare. Le fibre di questa lana vengono sapientemente mescolate con la microfibra di acrilico, quindi, per poi poter ottenere delle sfumature che vediamo qui e che poi in seguito analizzeremo meglio, che solo con un mix studiato con davvero tanta dedizione e passione per i colori è possibile ottenere. Guardate qui, non è il solito sfumato, è uno sfumato stampato che è in un certo senso, guardiamolo qui, quasi costretto ovviamente tra virgolette, da un filino che possiamo vedere qui, ecco, che gira attorno a tutto il filato, che ne produce appunto un effetto mosso davvero molto molto particolare. Analizziamo adesso però nel dettaglio quelle che sono le varie varianti di colore disponibili. Allora, iniziamo con la variante che abbiamo proprio analizzato finora. Quella che vediamo qui è la variante Master Disco, quindi una vera e propria danza di colori, dal blu elettrico al lime, il turchese, ce n'è insomma per tutti i gusti. Questa invece è la variante Young, sicuramente rispecchierà i gusti dei più giovani, ma perché no anche dei più adulti. Vediamo qui infatti un'esplosione di colori un po' più scuri, quindi il viola, vediamo anche un porpora, una tendenza verso il nero con degli sprazzi di colore qua e là. E qui invece abbiamo il Master Romantic, in cui ovviamente predilige il colore rosso in tutte le sue varie sfumature, ma con alcune tonalità di panna che senz'altro, ecco, risaltano questa tonalità predominante. Questa esplosione di colori invece è denominata Master Muschiato. C'è infatti un verde muschio molto scuro, ma c'è anche un'altra esplosione di colori rappresentata dal giallo, dal viola, dal corallo, da tutti i colori possibili e immaginabili. E qui invece abbiamo il Master Jeans, in cui sicuramente è presente appunto proprio questo blu jeans, ma anche tonalità un po' più scure, quali il beige o anche il marrone, per accontentare, diciamo, chi ha dei gusti un po' più sofisticati e più classici. E infine concludiamo con uno dei miei preferiti, che è il Master Halloween, in cui ovviamente predominano i colori, possiamo dire in un certo senso, autunnali. Quindi abbiamo un bel rosso rubino, abbiamo l'arancione ovviamente, ma anche sprazzi di turchese, verde acqua, davvero un bel mix, insomma, che ispira subito a qualcosa di caldo e di appunto autunnale. Lo avete visto adesso nel dettaglio e sono certa che mi darete ragione. È o non è il filato perfetto questo Master?
Oltretutto ha un numero di uncinetto davvero molto grande, quindi ciò consentirà, come abbiamo anticipato all'inizio del video, di far sì che anche chi ha appena iniziato con l'uncinetto possa veder scorrere il proprio lavoro davvero velocemente e facilmente. Ma anche per chi non ha tutta questa grande manualità con l'uncinetto, potrà averla grazie alla tecnica chiamata finger knitting. Esattamente come possiamo insomma iniziare a vedere da questo video, sarà davvero molto semplice realizzare qualche creazione con un filato così spesso proprio come il master. Infatti vi basterà far passare il filo attraverso le dita alternando un dito sì e un dito no in varie direzioni e poi, esattamente come fareste con un qualsiasi ferro o uncinetto, formare il punto e quindi far passare l'anello nella parte superiore del dito. Il lavoro in questo caso verrà da sé e sarà davvero molto semplice creare qualcosa di vostro proprio con le vostre mani. Inoltre parliamo di un 100% made in Italy e diciamolo, quindi di una qualità sicuramente superiore e oltretutto anche in esclusiva per Tessiland. Gli accessori sono i primi che ci vengono in mente quando guardiamo un filato come questo, quindi ben vengano cappelli e sciarponi o sciarpe più sottili, insomma di ogni genere, e perché no anche capi di maglieria esterna. Pensate ad un poncho, ad un cappotto oppure il classico maglioncino da poter indossare lungo tutto l'inverno. Insomma, il master darà oltretutto anche quel tocco di look giovanile che non deve mai passare inosservato, e questo filato senz'altro vi consentirà di farlo. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo articolo e vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella in modo tale da essere a conoscenza di tutti i nuovi video che Tessiland vi proporrà. Vi saluto e al prossimo articolo. Ciao!